ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi ho deciso di cambiare un po' la location perché avevo voglia di cambiare anche, non so, mi piace di più, c'è più luce, sono fuori all'aperto e in questi giorni, soprattutto che c'è molto caldo, si sta veramente bene, insomma, qua fuori. Oggi sono qui per farvi un video, i 5 propositi che ho, insomma, per quest'anno scolastico 2016-2017. Per chi non lo sapesse, io quest'anno devo andare in seconda media. Tutti dicono, ah sì, la seconda media è la più difficile, ah sì, la seconda media è stra difficile, devi studiare la... Odio tutte queste persone che mi mettono ansia per la seconda media. Ma perché? Cioè, la devo fare io, perché mi dovete mettere ansia a me? Non lo so, cioè, sembrano loro più agitati che mi vengono a dire, ah sì, la seconda media è difficile, che io che la devo fare. Cioè, vabbè. Dato che tutti dicono che la seconda media è una delle più difficili, ma non lo so perché non l'ho ancora fatta, quest'anno finalmente lo scoprirò. Sicuramente voglio impegnarmi di più a scuola, impegnarmi di più dell'anno scorso, perché non mi sono impegnata più, cioè mi sono impegnata ma il minimo indispensabile, non mi sono impegnata di dire oh sono fiera di me, assolutamente no, quindi voglio studiare di più e anche andare meglio a scuola ed essere sempre pari con i compiti e non stare sveglia tipo fino a mezzanotte passa per fare i compiti perché li dovevo ancora finire o altre cose, oppure stare in ansia per studiare che il giorno dopo avevo la verifica o l'interrogazione. Quindi voglio stare sempre sul pezzo, diciamo così, quindi sempre tutti i programmi, cioè voglio proprio fare tutto perfetto, quindi tutti i compiti per il giorno dopo, senza stare sveglia fino a chissà che ora a fare i compiti. Quindi anche organizzarmi, perché appunto io non ho solo la scuola, ho la scuola, il ballo, YouTube, i miei impegni personali, quindi è un po' un casino, insomma. Quindi voglio assolutamente organizzarmi di più. Il secondo proposito è quello di aiutare. Aiutare a scuola le persone che magari sono un po' più in difficoltà, perché io di solito con le persone che non voglio, che non sono molto legata, non sono per niente altruista, quindi voglio un po' essere altruista anche con le altre persone che magari ne hanno un po' più di bisogno, cioè hanno più bisogno di altre persone, insomma. Quindi voglio anche aiutare i miei compagni o qualsiasi persona. Il terzo proposito è, diciamo, rispettare di più i prof. Non è che io non li rispetti, però ovviamente quando mi scoccio mi dicono qualcosa che non è vero, oppure c'ho quei momenti che non sopporto più nessuno, ovviamente capita a tutti di, non so, rispondere male o cioè che succeda qualcosa, quindi di rispettarli di più, quindi anche se ho i miei 10 minuti messi male, di non rispondergli male oppure di non dirgli qualcosa che non dovrei dire. La quarta cosa è provare a non prendere note. Allora, io in prima media no, cioè, ne ho prese proprio zero, però non si sa mai che in seconda faccio qualcosa che non vada bene, quindi speriamo di prendere zero note anche quest'anno. Il quinto proposito, quinto e ultimo proposito, è quello di passare, cioè di arrivare a fine anno con la media dell'8,5-9, perché mi serve questa media alta, sia per poi entrare alle superiori, perché guardano i voti della seconda e terza media, sia per fare una cosa che poi vi dirò, insomma, e cioè è una cosa che farò cioè prossima estate, quella che sta per venire. Quindi se passo con la media alta, probabilmente succede una cosa molto bella, insomma, che poi vi dirò tutto. Io ieri ho iniziato la scuola e ho fatto la settimana facoltativa. E per chi non sapesse cosa fosse la settimana facoltativa, è praticamente questa settimana che non sei obbligato ad andarci, però io ci vado perché a casa non far niente, cioè non mi annoio, e in più anche perché è la settimana dell'accoglienza, quindi accogliamo tutti i primini, tutte le persone nuove, e mi piace abbastanza come questa settimana, e poi non è che si faccia un granché. Scrivetemi ovviamente nei commenti i 5 vostri propositi per l'anno scolastico. Sabato uscirà il video back to school outfit, sono veramente contentissima e carica, e che dire, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!